Presidente, sappiamo che è la domanda meno simpatica, però bisogna farla. Vogliamo capire se la maggiore rischia e se è in bilico stasera, se dovete prendere una decisione domani o se comunque è confermato. Voi, come società, cosa avete deciso? Io penso... Allora, io sono qui e oggi... Perché sono io qui? Anche perché... Dopo una partita rocambolesca come questa, sicuramente non c'è un clima sereno per prendere qualsiasi decisione, per essere, per anche giudicare. Per giudicare in modo oggettivo è una realtà oggi un pochettino depressa. La squadra sta a posto. Allora, riprendiamo un attimino tutto. Io vi dico che sono qui oggi e non è un silenzio stampa oppure voler snobbare un attimino la stampa. Io sono qui un attimino perché siamo in questo momento in una situazione abbastanza delicata, critica, perché riteniamo che dobbiamo... Noi riteniamo che quando si prende una decisione bisogna prenderla nel modo più oggettivo, sereno possibile. È chiaro che in questo momento ci verrebbe in mente di smembrare tutto e andare via, a cominciare anche dalla mia posizione, mi verrebbe voglia di dire vado via, mi sono stancato, tutto quanto. Non è così, bisogna tutti quanti stringere i denti. Sicuramente la società vorrà prendere le decisioni più giuste per far sì che si faccia il bene del Monopoli, della società e quindi della squadra del Monopoli. Dobbiamo prendere la domanda diretta, rispondo direttamente. Noi ci incontreremo e esamineremo un po' la situazione da tanti punti di vista e prenderemo le decisioni. Le decisioni possono essere tante, tante, non c'è una decisione. Non è che qui esiste soltanto il problema allenatore, esistono tanti problemi. È chiaro che l'allenatore è una cosa fondamentale, importante. Se servirà per il bene del Monopoli sostituire l'allenatore, è chiaro che lo faremo. Sempre ragionando in modo sereno, tranquillo e con oggettività massima. Questa società fino ad oggi si è contraddistinta, ha sempre dimostrato di non lasciarsi prendere dal panico, di mai prendere delle decisioni avventate, e se stiamo qui è anche in funzione di ciò. Quindi, se più di questo non posso dirvi, perché realmente in questo momento anch'io ho la mente un pochettino offuscata, con dentro di me tanta rabbia, tanta delusione, tanta volontà di risolvere i problemi in modo ottimale per il Monopoli. È chiaro che insieme noi siamo delle persone mature, che non ci lasciamo prendere, insomma, l'abbiamo dimostrato anche negli anni passati, in situazioni simili, ci siamo riuniti, abbiamo preso le decisioni più opportune per il momento e per il bene del Monopoli. Quindi al momento, questo, noi non stiamo in silenzio stampa, sicuramente oggi tutte le componenti tecniche, perché è una situazione un pochettino anomala, non sono nelle condizioni serene per affrontare un dialogo oggettivo. Quindi io sono qui per dirvi, insomma, non vi snobbiamo, però allo stesso tempo consentiteci
di stare un attimino anche noi tranquilli e sereni. Presidente, un attimo, solo una cosa, allora per fare chiarezza in alcuni punti in modo molto sintetico, non c'è silenzio stampa, giusto? Silenzio stampa non c'è, però ecco, vi invito a non forzare, è un invito che io faccio a voi, perché tutte le componenti tecniche oggi non sono nelle condizioni di... Vogliamo soltanto comunicare delle cronache corrette. Allora, non c'è silenzio stampa. C'è una riunione da effettuarsi oggi, domani? Ancora non l'abbiamo deciso. Potrebbe essere stasera o domani. Ah, perché io sarei dell'avviso, quando, almeno io la penso così, che quando io quando sono arrabbiato sono... non sono nelle condizioni giuste per prendere una decisione, qualsiasi essa sia, perché una decisione, le decisioni non sono soltanto prendiamo un allenatore, mandiamolo a casa, dobbiamo trovare eventualmente anche un sostituto che faccia al caso, se dobbiamo arrivare a questa decisione, perché oggi può darsi che ci rendiamo conto, può darsi che non è la decisione giusta, o quella che ci possa aiutare, però naturalmente la situazione è un po' calda ed è un po' particolare e quindi abbiamo bisogno di essere sereni, tranquilli e quindi vi chiedo un po' di pazienza, di essere pazienti. Una precisazione, Presidente, mi perché sempre con molto garbo riesce a rappresentare anche la situazione in questi momenti di tensione, sì. Ma la curiosità mi dica. Penso non solo mia, è capire questa situazione nasce e scaturisce solo ed esclusivamente da questa partita o da un andamento che non è lo stesso rispetto al giorno di andata? Perché esplode e implode proprio con le guardate, io... È una formazione sì, non è una diretta contendente, quando invece il Monopoli forse ha tentennato proprio con le dirette contendenti. No, non sono d'accordo con lei. Con le dirette, con diciamo i pari nostri, noi abbiamo fatto quello. Sicuramente con le squadre importanti non abbiamo. Se andiamo a vedere le ultime sconfitte. Perché proprio con il Cosenza nasce questa situazione? Ma lei sa benissimo che come io le ho detto, che ancora non è stata presa alcuna decisione. Potrebbe succedere di tutto, potrebbe succedere che anche il Presidente si rende conto di non essere all'altezza della situazione e di dire trovatevi, che è necessario un Presidente più bravo di me, un consigliere più bravo di me, un allenatore migliore di quello che abbiamo. Però, come le ho detto, non esiste, dal mio punto di vista, mai un solo capro espiatorio. E siccome purtroppo, lei dice, ma io sono contento della domanda che lei mi ha fatto, dice perché solo oggi? Beh, naturalmente il nostro cammino è stato anche abbastanza, come devo dire, non costante, però abbiamo avuto momenti buoni, momenti meno buoni. Va bene, è chiaro che una sconfitta, due sconfitte non ti devono abbattere perché c'erano nel programma. Noi quello che dobbiamo verificare, è chiaro che il tifoso vorrebbe sempre vincere, come noi, Io oggi forse sono stato più tifoso dei tifosi più accaniti, però poi a fine partita ognuno di noi, se vuole essere oggettivo, se vuole essere, veramente fare un'analisi concreta, si deve fermare un attimo e deve pensare che cosa sta succedendo. È quello che vogliamo fare noi, non a caldo. Perché a caldo oggi potrebbe venire fuori subito, ma neanche senza pensarci. Cambiamo l'allenatore, perché ormai in Italia, dalla prima partita, quando tu perdi la prima partita, bisogna mandare via l'allenatore. Io sono convinto che invece il calcio è bello perché ti dà anche, nel momento in cui vediamo la partita di oggi, noi siamo partiti malissimo, alla fine avevamo pareggiato la partita, abbiamo rischiato di vincerla, perché se Croce non mette... Proprio per quello che io dico, perché proprio oggi nasce questa situazione di tensione
quando in realtà forse oggi c'è stata una delle risposte migliori. La mia è una domanda forse provocatoria in questo senso, sì. Nonostante il risultato sia passivo, comunque con una squadra che sta lottando per entrare nella griglia playoff. E sono queste le cose che noi dobbiamo analizzare. Se ci accorgeremo che realmente sarà più utile per la squadra, per la società, fare un certo passo, lo faremo. Se poi questo ci accorgeremo che realmente sarebbe soltanto la solita mossa che ormai è diventato lo sport nazionale, e allora sicuramente ci penseremo bene.